dei corsi alla popolazione cerchiamo di spiegare manovre che dovrebbero saper fare chiunque, non sanitari, medici, infermieri, ma sono manovre salvavita che chiunque può imparare a fare con dei corsi che noi facciamo di poche ore e che potrebbero fare la differenza in situazioni di emergenza. Uno di dei corsi che facciamo sono i BLS di Laico, che sarebbe appunto la rianimazione cardiopolmonare su un paziente in arresto cardiaco. Semplicemente un gesto molto semplice che si può fare in questi casi è il massaggio cardiaco, che adesso vi facciamo vedere. Quindi insegniamo a riconoscere una persona che è in arresto cardiaco e ad applicare fin da subito il massaggio cardiaco e attivare correttamente i soccorsi, il 112. Come prima cosa si chiama la persona per capire se è in arresto o se non lo è. Dopodiché, non avendo risposta, scopriamo il torace per guardare se c'è o no movimento respiratorio. Constatato che non c'è, poggiamo le mani sul torace nella parte inferiore dello sterno, cercando di non appoggiare tutta la mano ma soltanto il palmo, questa parte qua. Iniziamo a fare le compressioni in un modo ritmico, abbastanza velocemente, e chiediamo a qualcuno di chiamare i soccorsi. Esatto, cosa fondamentale, chiamare subito il 112. L'importante nella posizione per il massaggio cardiaco è di mantenere dritte le braccia e mantenere, diciamo, una posizione perpendicolare al suolo, cercando di non interrompersi mai fino all'arrivo dei soccorsi. Esatto. L'obiettivo appunto è quello di continuare il massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi. Chiaramente, chiamando il 112, se l'operatore dall'altra parte capisce che la persona è in arresto cardiaco, guida la persona nell'esecuzione del massaggio cardiaco fino all'arrivo dei soccorsi. Va bene, noi siamo Croce Verde Baggio, un'organizzazione del volontariato che opera da 110 anni sul territorio di Baggio. Facciamo servizi di soccorso sanitario in emergenza urgenza in convenzione con il 118 e servizi secondari, che significa accompagnamento di persone con difficoltà a deambulare o comunque bisognose di accompagnamento in strutture sanitarie per fare visite mediche o di missione nell'ospedale. Questa è la nostra principale attività. Abbiamo fatto nel 2021 circa 8.500 servizi di emergenza urgenza in convenzione con 118 e circa 650 servizi secondari, ovvero quindi questi servizi si chiamano di trasporto sanitario semplice, di accompagnamento di persone bisognose in strutture sanitarie, come dicevo prima, per visite mediche. Oltre a questo, noi siamo un'associazione, quindi, di volontariato composta da circa 240 volontari e 16 dipendenti. I 16 dipendenti sono fondamentali perché, avendo noi tre convenzioni operative con 118 tutti i giorni, i volontari ovviamente non sono in grado di coprire gli orari diurni che vengono coperti dai dipendenti, mentre i volontari coprono le fasce notturne, i sabati e le domeniche festivi infrasettimanali. Oltre a questo, noi facciamo altri servizi a supporto del territorio. In particolare, era un'attività cominciata con il primo lockdown. Abbiamo attivato un servizio cosiddetto di pronto spesa, che era stato attivato allora per aiutare persone o al domicilio, comunque malati in quel momento, o comunque visto che non si poteva uscire. Attraverso questo servizio noi riceviamo dai cittadini una richiesta specifica di generi di prima necessità, quindi di spesa. Andiamo a fare le spese e le consegniamo al domicilio del paziente. Questo vale per le spese e anche per eventuale acquisto di farmaci, ovviamente in una prescrizione medica che ci viene girata dal paziente stesso. Questo servizio, che era iniziato, come dicevo prima, come servizio di aiuto alla popolazione durante il lockdown, è poi proseguito perché in realtà il bisogno sul territorio è forte e ad oggi noi facciamo circa 15-20 spese a settimana per queste persone. Le spese vengono poi pagate dai cittadini, ma noi facciamo questo servizio di recapito al domicilio.
Queste sono le nostre principali attività. Facciamo formazione, al di là della formazione specifica rivolta al nostro interno per quelle che sono le esigenze formative del personale volontario dipendente, facciamo formazione anche verso l'esterno, attraverso momenti di attivazione di punti di incontro per formazione, per esempio, per rianimazione cardiopolmonare rivolta ai cittadini, il BLSD laico, ovvero la rianimazione col supporto del defibrillatore rivolto alla cittadinanza. Questi corsi sono corsi autorizzati, abilitati da AREU, che è l'azienda regionale di emergenza e urgenza, e vengono certificati, e noi rilasciamo un attestato a queste persone che partecipano a questi corsi. Oltre a questo facciamo molte attività di supporto e di formazione sul territorio, per esempio sulla disostruzione delle vie aeree, adulti e pediatri, rianimazione ancora una volta senza certificazione, comunque adulti e pediatri, e questo è sostanzialmente il grosso dell'attività che noi svolgiamo. In particolare poi nell'ultimo periodo, ma questo è ovviamente un'esigenza legata all'emergenza ucraina, abbiamo attivato tre missioni umanitarie con l'invio di generi di prima necessità in Ucraina con dei nostri mezzi. Abbiamo partecipato a queste tre missioni organizzate dall'arcivescovo della Chiesa Ortodossa di Milano con dei nostri mezzi, dove abbiamo portato materiale raccolto attraverso una comunicazione sul territorio e abbiamo riportato a casa anche alcuni profughi. Perché abbiamo deciso di aderire alla Civil Week? Primo, perché siamo parte integrante del CSV comunque, quindi ci sembrava comunque doveroso partecipare a questo evento al quale hanno aderito tantissime associazioni. Come abbiamo aderito? Abbiamo aderito con questo Open Day dell'associazione, attraverso il quale noi abbiamo previsto di fare una dimostrazione alla cittadinanza del contenuto e delle attrezzature disponibili sulle nostre ambulanze, di fare delle sessioni informative, più che formative comunque, sulla rianimazione cardiopolmonare e sulla disostruzione delle vie aeree, questo come dicevo prima sia per adulti sia per i bambini, e due sessioni che saranno una al mattino e una al pomeriggio di comunicazione su un modo efficace per comunicare con il 118, perché spesso noi arriviamo su alcuni servizi dove le aspettative del paziente che troviamo sono un pochino diverse da quello che in realtà è il servizio che viene erogato, quindi e questo comporta innanzitutto una comunicazione efficace del cittadino che chiede soccorso su che come e che cosa comunicare in maniera corretta alla centrale operativa del 118. E per ultimo abbiamo previsto di fare delle sessioni dimostrative appunto di rianimazione cardiopolmonare e di illustrazione via aerea sia per adulti sia per bambini. Che andiamo a vedere con la quasi dottoressa a cui volevo chiedere perché hai deciso di fare volontaria per la Croce Verde di Baggio. Allora, io ho iniziato a fare la volontaria qua in Croce Verde Baggio più o meno quando ho iniziato anche il mio percorso universitario in medicina, quindi diciamo le motivazioni erano molto simili a quelle che mi hanno portato poi a scegliere di fare medicina, e devo dire essere un percorso che mi ha appunto, affiancando la mia esperienza universitaria alla Croce Verde, sicuramente mi ha aiutato tanto personalmente anche come crescita, cioè secondo me è un'esperienza che tutti poi i futuri medici dovrebbero fare, cioè ti aiuta, ti insegna tanto sia a livello umano che a livello poi effettivo di mettere in pratica determinate cose che altrimenti solo l'ambito universitario non ti insegnerebbe mai, anche dal punto di vista appunto pratico, tecnico, fare determinate manovre, ma anche soprattutto secondo me dal punto di vista umano. È un'esperienza che arricchisce molto perché si vedono proprio contesti molto diversi dal contesto in cui si è abituati a vivere, si vedono realtà molto diverse ed è una cosa che sicuramente apre molto a livello mentale. Un'altra manovra che insegniamo è la disostruzione delle vie aeree. Chiaramente questa manovra la insegniamo sia sull'adulto che sul bambino che sull'infante. Il manichino che adesso abbiamo è l'infante, quindi è una manovra che di solito si fa nei bambini al di sotto dell'anno di vita.
questa è proprio una manovra salvavita, nel senso che viene applicata nel momento in cui c'è un'ostruzione completa a livello delle vie aeree. Tendenzialmente nei bimbi molto piccoli può essere il cibo, ma molto più frequentemente il giocattolino, il pezzo di giocattolo che si stacca. È una manovra che deve essere effettuata nel momento in cui il bambino non respira più, quindi tendenzialmente diventa blu, cianotico, quindi c'è il sospetto che ci sia un'ostruzione a livello delle vie aeree. Come si fa? Ci si può mettere seduti e sfruttare la propria gamba come piano rigido su cui appoggiare il paziente. Si può sfruttare anche la gravità, quindi vedete che con la gamba praticamente la testa del bambino rimane sempre più in basso rispetto al resto del corpo. Si devono iniziare con 5 pacche interscapolari posteriori con via di fuga laterale. Vedete che la mano non va mai dritta perché per evitare di andare a colpire la testa. Si fanno queste 5 pacche, poi si gira l'infante e si fanno invece 5 compressioni toraciche. 2 dita. 1, 2, 3, 4, 5. E si alternano queste 5 pacche interscapolari a queste 5 compressioni toraciche. Questo chiaramente è il modo più efficace, più sicuro per fare la manovra di disostruzione. Tante volte si sente la nonna che dice: ho preso il bambino dalla caviglia, gli ho tirato 2 pacche e si è risolta l'ostruzione. È vero, è andata bene, il problema di quella manovra è che rischia di provocargli delle lesioni arachidi al bambino. Quindi questo è il modo più efficace, ma soprattutto più sicuro per effettuare la disostruzione. Vedete che infatti quando viene girato si sostiene il capo.